Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Continuano i rematch contro i capi palestra ed oggi tocca ad altri due sfidanti, ovvero Marzia Dirupepoli. Lei è la prima. Poi toccherà anche ad Omar, ma a lui ci arriveremo. Ovviamente Marzia, essendo la best capo palestra ever dopo Gardenia, bisogna rifare puzzle, maledizione. Ovviamente Marzia ha una schiera di ammiratori incredibile perché, piedini anime, no? Link, ti stavo aspettando. Hai sconfitto Camilla e sei entrato nella sala d'onore, vero? Hai tutta la mia ammirazione. Ma non credere che nel frattempo sia rimasta con le mani in mano. Questa volta sarò io a sfidarti e lotterò al massimo delle mie capacità. In guardia! Però calmina, eh? Calma. Cioè, sia ben chiaro. Ok. Eccoci qua. Hitmontop. Bello. Ah, non sta girato. Fa la danza di Eddie Gordo fa. Chi è? Terrorismo telefonico. Bene. Niente, telefonata telefono della team. Nonostante io a casa abbia solo team per telefonia. Comunque, Hitmontop. Te per forbecco non te lo toglie proprio nessuno, Hitmontop. Cavolo, nulla. Dente, devo andare con lo stab. Sì, bel piede in faccia ci mette Marzia, ovviamente. Zuffella, che non ha neanche mandato KO, mi ha lasciato con 2 PS, quindi l'amore per che Apti prova per me non c'entra nulla. Acqua di sale. Gli facciamo bere un po' di acqua di sale, buona. Buona. Il fatto che il Pokémon riesca a produrre acqua salata è strano. Vuoto onda? Sì, calci in volo. Ah, più veloce proprio. Calci in volo. Se cascava ridevo tantissimo. A parte che ha quelle ginocchiere che non si fa nulla. Sgranocchio sì, ma no. Medicham è un Pokémon bilanciato con le statistiche. Basse ma bilanciate. E quanto volevo ridere. Vuole fare bella figura, Vux. Grazie, cara. Sì, Vux ce l'ho femmina, lasciamo perdere, non ho badato al fatto che fosse maschio o femmina. Ho detto c'era Shinx, prendiamolo subito. Però alla fine è andata bene perché ho 3 maschi e 3 femmine, quindi preciso. Niente, oh! Io calcio in volo non lo beccavo mai, ma l'avversario sempre. Allora, Spettro contro Psico. Fa male. Sì, palla ombra. Beh, lotta coleottero. Non vedo perché andrebbe meglio. Fa comunque male. Sì! Che bellezze. Vai, vai, vai. Ah, scotta, brucia tra le fiamme che ti sei causato da solo. Sì, pietra taglio, insaccoccia, Betty, tra pietra taglio. Insaccoccia significa nelle tasche. Un Pokémon che resiste alle rocce. Dewgong, che tanto dovevo cambiarlo. Dewgong, mi dispiace, ma ti prendi un po' di botte. Ha denti stretti, quindi questo Heracross. Vabbè, il computer gioca così. Il cervello gli dice, gioca in questa maniera. E loro, ok. Vuole fare bella figura, Tatino. Vabbè. L'ho imbottito di calcio, di zinco, di ferro, quindi è normale. Ecco, facciata avrebbe fatto più male fin dall'inizio. Però contro LZ, che li facevi? Non potevi far di facciata, no? I want to be monkey! Ma nessuno sa giocare competitivo. Hanno i set, le Eve, le Ev, ma gli strumenti no. Breloom. Certo che vedere 2 volte Breloom in un giorno non è piacevole. I'm in danger. Lucario, no? Lucario abbiamo Zuffa. Che tensione. Già, a chi lo dici? Nope. Mi è sconfitta. Sì. E va bene, ho perso di nuovo. Link, sei formidabile. Mi sono allenata per diventare più forte e a modo mio ci sono riuscita. Ma tu hai raggiunto vette ancora più elevate. La strada per diventare forti è lunga.
Questo è un piccolo regalo da parte mia per ringraziarti. Un bollo ardente B, ecco, per Infernape, certo. A posto, allora? Finita? Omar, il distruttore. Sto arrivando. Eccomi qui. Oh, rieccoti qui da Omar, il distruttore. Ho sentito che hai battuto la campionessa. Sei come un torrente in piena, un'onda che travolge tutto quello che incontra. Ma io resisterò a ogni tuo attacco e poi ti metterò a tappeto. Fatti sotto con tutta la forza che hai. Ci proviamo, Omar, ci proviamo. Omar mi fa paura, sinceramente. Poi è immenso, è infinito. Damn, boy. Quanto è alto? 2,5 metri? Banda Politoed. Attacco? Come ha fatto a prendere quella sberla di... Che cosa? Perché ha fatto l'ultimo canto? Ho paura. Non lo so. Che cavolo c'ha in squadra che è tanto fiducioso che di poter farsi crepare il Pokémon? Kingdra. Guarda, difesa sto a meno 2. E anche la speciale. A sto punto, Zuffa e... I'm fast as fuck, boy. Nuoto Velox e non Cecchino. Un po' di damage ogni turno. Geloraggio! Gari! sì, per forza. Si gioca così Kingdra, ovvio. Cazzo gioca Kingdra Geloraggio in VGC? Che faccia ancora Geloraggio un'altra volta? Revitalizzo Anasia, dai. Facciamogli mandare giù K... Torterra. Non lo so, non so più cosa dire. Sono impappinato perché Kingdra Geloraggio. E il noto Velox, non Cecchino. Che con Perforbecco non fa molto. Però Geloraggio, Idropompa. Che mimo fa? Idropompa. Che tanto ricordo non ha 100% di precisione sotto Rain, per carità. Non confondiamoci. Vabbè. Comunque sia, un attacco non, oddio, non indifferente. Non indifferente. Oh, a questo punto sta sotto di un bel po'. Acqua di sale. Allora, potrebbe andare avanti all'infinito in questa maniera. Geloraggio, è vero! Ah, ok, che manda? Gyarados. Danza? Danza, quasi sicuramente danza. No! Non l'amicizia, questo è l'affetto! No! No, 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 no. Sì! Che culo! Mamma mia! Quel Gyarados faceva paura! No, lo dico, lo continuo a lottare. Mamma mia. Voglio dire. Meno male che ci sono venuto con un team di tutto rispetto, voglio dire. Questo ancora dorme. Non so se basta. No, infatti no. Ma tu dimmi. Però Anasia ovviamente sempre MVP. Huntail non è neanche l'ultimo. Si evolve da Clamperl con la Squamabissi. Ah no! Huntail denti abissi e Gorebase Squamabissi. Buono. Brutto colpo. Vabbè, ci sta, dai. Un po' di Axello Paxello ci sta. Sei in gamba. Chi l'avrebbe detto che mi avresti fatto vacillare? Non io. Allora, hai un bel gommone. Ah, Sorbisfera. Devo assolutamente ricaricare Vux. Va bene. Hai fatto un buon lavoro, Mint. Vai a riposare insieme agli altri. Ok. Dunque, non sono ancora abbastanza sicuro di riuscire a farcela, quindi... Mandiamo LZ 129. Hindenburg. Ricordo,
il nome. La tensione al massimo. Alta tensione. Ciao, grazie per il foraggio. E tanti cari saluti. Anche Omar il distruttore è andato KO. Accidenti, non ho più Pokémon. Vai a controllare dietro la cascata. Va, magari ci sta ancora qualcuno. Ma lottare di nuovo con te è stato comunque un mega spasso. Tieni, questo bowl è per te. In questo bowl è racchiuso tutto l'ardore del mio spirito bollente. Però... ovviamente la nostra sfida non finisce qui. Continueremo a lottare all'infinito. No, lottare all'infinito te lo scordi proprio. Bene, questo video termina qui. E dopo la sfida in palestra contro Omar, wow, sono distrutto. Davvero, davvero difficile. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Diamante Lucente. In descrizione trovate i link che passano anche qui a schermo. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.